Credo che noi tutti avremmo preferito che questo incontro non si svolgesse. Preferiremmo che Giovanni fosse seduto lì, in mezzo a noi, come sicuramente sarebbe stato se questa malattia, questo destino improvviso non ce l'avesse tolto. Ma siccome crediamo nella provvidenza, pensiamo che anche questo fatto così doloroso abbia un suo, sia in qualche modo inserito nei disegni provvidenziali, anche se non riusciamo a capire come. Gli articoli, i messaggi, i ricordi che ci sono stati, da ultimo anche il messaggio che ieri il Capo dello Stato ha voluto rivolgere a questo nostro convegno, ci danno la profondità di quello che Giovanni è stato all'interno della società italiana, più ancora che della nostra associazione, perché se Giovanni è un maestro, una guida della nostra associazione, lui non apparteneva soltanto a noi, apparteneva al complesso della Chiesa e della società italiana ed era un patrimonio che non deve andare disperso. Nel corso degli anni che ho passato accanto a lui, e sono stati molti, mi sono reso conto di come lui avesse la capacità di riuscire sistematicamente a mettere in relazione fra di loro mondi che erano molto diversi. Alcune persone che hanno lavorato proficuamente per le ACLI e con le ACLI e che appartenevano appunto a storie, a mondi completamente diversi, non avrebbero mai potuto svolgere il loro compito se in qualche modo Giovanni non le avesse messe in relazione, perché questa era la sua capacità principale, quella di costruire relazioni. E ciò derivava dalla sua grandissima capacità di ascolto. Io mi ricordo sempre lo slogan che lui adottò per la sua prima campagna elettorale come deputato nel 1994, tutti vi parlano, io vi ascolto. È un bello slogan, ma nel suo caso non era semplicemente uno slogan. Penso soprattutto alle due persone con cui condivise più di 10 anni di vita insieme in via Orti di Trastevere, vicino alla sede nazionale, nell'appartamento che era stato messo a loro a disposizione, dico Beppi Tomai e Pino Trotta, che lo hanno preceduto nel regno, due persone diversissime fra di loro che forse non si sarebbero mai incontrati, lo dicevo ieri con Renzo mentre scendevamo, se Giovanni non li avesse messi insieme. E la loro presenza congiuntamente all'interno delle ACLI è stata per noi un momento molto forte di quella rinascita che il nostro movimento, di quella rifondazione che il nostro movimento ha avuto all'inizio degli anni 90. Ovviamente anche con il concorso di molte altre persone, a partire da Franco, che poi prese il posto di Giovanni, di Camillo che ci ha lasciati anche lui, di altri amici che per fortuna sono ancora fra di noi, ma per non dare un tono troppo, come dire, luttuoso, per quanto il dolore sia sempre presente in noi per questa perdita, per questo distacco, credo sia opportuno rivedere le cose importanti che Giovanni ha fatto nella sua vita e vederle anche con gli occhi dei testimoni, perché se io gli sono stato vicino dagli anni 90 in poi, qui al tavolo ci sono persone che lo hanno conosciuto molto prima. Renzo addirittura è stato suo allievo al liceo a Como nel 68, il mitico 68, quando Giovanni era un giovane insegnante e appunto lui era l'ultimo anno del liceo. Franco lo ha conosciuto nelle vicende molto difficili delle ACLI all'inizio degli anni 70, in particolare all'interno della componente della sinistra crista, e in qualche modo hanno determinato insieme a lui, a livelli diversi, quelle che sono state le vicende delle ACLI lombarde, milanesi e nazionali nel corso di quegli anni.
Prima Renzo mi stava facendo vedere quel libretto dove sono raccolti tutti gli scritti di Giovanni, ha fatto la bibliografia ovviamente, la sua bibliografia dal 67 fino all'81. Credo siano 200-300 titoli complessivamente fra articoli e libri. E questo è solo fino al 1981. Ma Giovanni ha continuato a scrivere fino al giorno in cui le forze gli sono venute meno. Per cui se noi dovessimo guardare la sua bibliografia, prima o poi qualcuno la dovrà ricostruire, vedremmo qual è il patrimonio che lui ha seminato, qual è il lascito che lui ci ha dato. Però, siccome mi sembra giusto coinvolgere questi amici, ed è appunto questo lo scopo di questo incontro, per le nostre riflessioni, per un ricordo e insieme anche per un pensiero, per uno sguardo di prospettiva con Giovanni e grazie a Giovanni, vorrei incominciare appunto a chiedere loro come è maturato questo incontro, quali sono state le circostanze e come questo poi si è sviluppato diventando una condivisione, una collaborazione, un'amicizia soprattutto. Ecco, io vorrei partire da Franco, appunto, che poi è diventato uno dei suoi più stretti collaboratori come presidente nazionale e suo successore nel 94, dopo che Giovanni si dimise per candidarsi al Parlamento. No, vedi tu, se si fa doppio, sì, sì. Quando ero appena tornato dal funerale di Giovanni, che ha avuto quelle caratteristiche che ricordava prima il Presidente, uno di voi mi ha cercato per chiedermi di scrivere qualcosa su Giovanni. Gli ho detto di no, perché non ero in grado di scrivere qualcosa su Giovanni. Non ho scritto nulla fino ad oggi. Nello stesso tempo mi urge dare un po' testimonianza del nostro rapporto, di quello che Giovanni è stato. E faccio ancora fatica, quindi mi scuserete se non sarò proprio all'altezza di questa situazione. Noi ci siamo incontrati per la prima volta qui a Napoli, nel novembre del 1974, alla Fiera d'Oltremare. Eravamo al secondo convegno nazionale dei cristiani per il socialismo, che discuteva su movimento operaio, questione cattolica, questione meridionale. Avevamo 35 anni, a marzo ne faccio 79, lui li avrebbe fatti ad agosto. Un bello spazio di vita, che ne dite? Fu Beppi Tomai a presentarci. Eravamo capitati nello stesso gruppo e l'intervento di Giovanni mi colpì, non lo conoscevo. Era forse un po' meno radicale di come io ero allora, ma molto colto, ben argomentato, e per la prima volta lo vidi maneggiare quei suoi foglietti come in un gioco di prestigio. Ho tentato tante volte di imitarlo, non ci sono mai riuscito. Per inciso, non fu un convegno tranquillo. Erano i giorni del tentativo di golpe e la notte, noi di quella sera, noi fummo... Vedemmo arrivare una trentina di operai del servizio d'ordine del PC di allora, che ci dissero: guardate, stanotte bisogna vigilare, per ricordare i tempi di cui stiamo parlando. Questo ci conferma che Giovanni non è mai stato uomo dell'appartenenza, delle identità rigide, è stato persona dell'inquieta ricerca e in quella fase della sua vita fu un militante immerso in quella che lui stesso ha definito la corrente calda. In uno scritto in ricordo di Pino Trotta, annota: Pino ha praticato più di me le minoranze rivoluzionarie, ma molto meno di me le vulgate della rivoluzione. E altrove, correva il 1968
e correvano le nostre vite, correvano dietro alle parole d'ordine di un mito rivoluzionario e insieme dietro alla parola di Dio. C'è un'epoca chiusa in queste due cose. Giovanni, del resto, al congresso di Cagliari del 72, è lui che lo scrive, aveva votato per la sinistra di Geo Brenda, di cui era anch'io un animatore. Nel 76, lui presidente regionale, le Acri Lombarde fecero un documento di sostanziale appoggio agli indipendenti nelle liste del PC, provocando reazioni da parte del Cardinal Colombo, che però Giovanni in un colloquio riuscì in qualche modo a placare, lo racconta. Giovanni, dunque, è questo che volevo dire, stava sulla frontiera con non poche incursioni oltre confine, ma aveva sempre l'aria del bravo ragazzo, affidabile. Accadeva perché lui nell'essenziale, la fede e la Chiesa, affidabile lo era, clericale però mai. Ti tieni stretti i tuoi fondamentali, diceva, e traffichi con tutti, anche con il diavolo. E ha scritto: mi sono sempre fidato dei ritmi del dialogo e della conversione. Lo ricordava già Lorenzo. L'unità nella diversità è stato uno dei suoi carismi. La stessa nostra amicizia, lo dice. Se ricordo la comune militanza di quel tempo, non lo faccio per attenuare la diversità dei nostri percorsi di vita, della nostra cultura, delle nostre scelte politiche. La ricordo per spiegare che la nostra amicizia, nonostante queste diversità, è stata tenace e sobria, senza smancerie ma capace di affetto vero e con radici non superficiali. Vado avanti. E poi vado per accenni. Dopo il congresso di Firenze del 75 fino ai primi anni 80, ci siamo incrociati più volte in riunioni, seminari, corsi, senza però avere l'occasione di lavorare davvero insieme. Nell'83, se ricordo bene, ci furono occasioni di incontro e di riflessione comune sul tema, allora per noi ancora poco definito, di un'alleanza trasversale dell'associazionismo democratico che rinsaldasse l'autonomia e il protagonismo del civile nella linea della crescita politica della società civile che Rosati aveva tracciato al congresso di Bari dell'81. Ne nacque, tra non poche discussioni, anche tra me e lui, la stagione delle convenzioni dell'associazionismo, del nuovo patto sociale, che sfocerà diversi anni dopo nella costruzione del forum del terzo settore. In vista e dentro il congresso di Roma del 1985, invece, la nostra collaborazione si è fatta assidua, intensa, fino a diventare alleanza strategica. Mi sembra utile ricordare, perché qualcuno sostiene il contrario, che quella tra Rosati e Bianchi non fu una successione indolore. In quel congresso si confrontarono due schieramenti. Giovanni, con Michele Giacomantonio, me e molti altri, stava in quella che era considerata la minoranza di sinistra. Lui fu corteggiato perché si staccasse da noi, ma rifiutò. A congresso concluso risultò, con sorpresa di molti, ma non nostra, che noi avevamo, sia pure di poco, la maggioranza in Consiglio nazionale. Scegliemmo la via di una unità negoziata che però prefigurava un rinnovamento. Fu per questo che Giovanni e Michele entrarono in presidenza e io nel Consiglio di presidenza per l'occasione inventato. Michele ha pubblicato su Facebook, per ricordare Giovanni, una foto sovraesposta e un po' sbiadita. Ci ritrae a Liperi insieme ad Aldo De Matteo. La foto, per inciso, la scattò Pino Trotta, che era con noi. Era, se non sbaglio, l'estate del 1986 e stavamo preparando il convegno nazionale di studi che dopo molti anni si sarebbe tenuto di nuovo a Vallombrosa. Ci saremmo poi tornati successivamente anche, ma quello fu la prima volta. Maturò in quel periodo e anche in quel soggiorno di Lipari l'orientamento di candidare Giovanni. Dopo la candidatura di Rosati al Senato, nell'87, Giovanni sarà eletto presidente del Consiglio nazionale in competizione proprio con De Matteo, che nel congresso di Roma era schierato con la maggioranza entrante. Giovanni, quando aveva scelto, sapeva diventare audace e determinato. Ho in mente molti esempi, a cominciare dal nostro camminare insieme sulle vie della pace,
Time for Peace, Baghdad, la carovana dei cittadini di Helsinki, Mirsada 1 e 2 e molto ancora. Fu stagione di grandi rischi, corsi personalmente, intensa e appassionata. Si costruì davvero una straordinaria unità tra diversi che seppe guardare oltre il pacifismo precedente. Furono anche giorni di grande fraternità spirituale. Ne ricordo uno fra tutti, non perché sia insieme memorabile, ma perché lo era per me, lo è per me. Siamo a Gerusalemme per 1990 Time for Peace, è la vigilia di Capodanno. Possiamo rallegrarci perché l'iniziativa audace e molto rischiosa è riuscita oltre le nostre aspettative. In 10.000 europei, israeliani, palestinesi, americani hanno cinto le mura di Gerusalemme con una straordinaria catena umana. È mattino presto e ci ritroviamo senza averlo previsto in albergo a far colazione. Giovanni mi propone di andare a camminare insieme per la Via Dolorosa. La percorriamo, sostando e pregando stazione dopo stazione, fino alla Basilica del Santo Sepolcro. Entriamo, visitiamo la chiesa e poi il sepolcro, ma solo per i brevi istanti, consentiti dalla pressione di turisti e pellegrini e dalla gestione non proprio spirituale che ne fanno i custodi copti. Ne usciamo con una forte amarezza e ci ritroviamo insieme a interpellare Dio quasi aspramente, a chiedergli perché permette proprio lì, nella città santa dove il mistero pasquale si è compiuto, il duplice scempio di una guerra sanguinosa e senza fine e di una tunica che resta oscenamente lacerata, quella del cristiani. Questo modo di rapportarsi a viso aperto con il padre è stato uno stile di Giovanni fino ai suoi ultimi giorni. Giovanni è stato coraggioso anche in altre situazioni, meno ricordate e meno spirituali, che abbiamo affrontato insieme. Su tutte la grave crisi finanziaria, una grave crisi finanziaria delle Acque, che si trovò a dover gestire appena eletto. La crisi finanziaria era in realtà la spia d'allarme di una crisi più generale, che avrebbe potuto diventare crisi dell'intero sistema acquista. Con Giovanni e Beppe Andreis, ci capitò in quella fase di dover mettere con determinazione le mani dentro una pasta non proprio profumata, con risultati apprezzabili. Qualcuno di voi c'era. Il coraggio di Giovanni mi ha riguardato anche personalmente, quando mi ha scelto prima come vicepresidente vicario, poi come candidato a succedergli. Non sarei mai diventato presidente se lui non avesse scelto. Non è stata senza problema per lui quella scelta, per questo dico coraggio. Nell'associazione creò problemi, nella Chiesa, in un certo settore dei Vescovi e anche nel gruppo dirigente a noi più vicino. Lui non ebbe un'esitazione, garantisco io, diceva a tutti, cominciando dalla Segreteria di Stato. Non so dire perché lo abbia fatto, nemmeno oggi. In precedenza mi aveva anche detto dei no dolorosi per me. Uno su tutti, gli avevo chiesto dopo il congresso di Milano di affidarmi la formazione. Era da sempre il mio sogno, ero già stato capo ufficio della formazione nelle Acque. Molto francamente, a tu per tu mi disse, Franco, una cosa così non la reggo, mi creerebbe troppo problemi dentro e fuori le Acque. Mi fu affidato, e forse fu una cosa per la quale devo ringraziare, il Dipartimento Pace, Sviluppo e Rapporti Internazionali. Tra noi ci furono anche momenti di dibattito teso, che però non si tradussero mai in litigio, tantomeno in licitazione. Fu così sul versante della vita cristiana. Giovanni l'ha raccontato più volte, con Pio Parisi e Pino Trotta sostenevamo l'urgenza di una radicalità evangelica da testimoniare anche nelle Acque e in politica. Stavamo preparando i convegni di Urbino all'insegna di un'opzione forte, la ricorderete, tra l'altro lo ricordavo a Don Giovanni prima, è anche l'occasione in cui abbiamo incontrato per la prima volta Don Nicolini, con una stupenda lezione sul buon samaritano. E poi facemmo anche con lui un ritiro spirituale a Bologna. Non è la prima volta che io lo incontro. Dicevo, i convegni di Urbino c'è un'opzione forte, convertirsi al Vangelo, vie nuove per la politica. C'entrano le cose che ho sentito stamattina da Don Giovanni, erano una musica per le mie orecchie. Quel cammino ci avrebbe portato fino a dichiarare solennemente, proprio ancora qui a Napoli,
Nel nuovo patto associativo sottoscritto da tutti i delegati del congresso del 96, che solo il Vangelo fa nuove le acque. Noi ci facevamo forti del magistero instancabile di Padre Pio Parisi e di un'affermazione inequivocabile di Dossetti, che frequentavamo in quel tempo. Un cristiano, se vuole restare fedele alla sequela, può impegnarsi in politica solo in casi straordinari e per poco tempo, come aveva fatto lui. È un'intervista a Bailani questa, in cui fa questa affermazione. Giovanni sosteneva invece, e non si stancava di ripeterlo, che la contraddizione tra fede e politica è insanabile e può solo restare aperta. In realtà la discussione era sul modo di intendere questo restare aperta, perché è acquisito che solo la pienezza del regno potrà sciogliere quella contraddizione, non saremo noi a costruire il regno. Il problema era ed è: può un credente stare nel sociale e nel politico accettando, per avere successo, di agire dentro le sue distorsioni e degenerazioni invece di contrastarle e sanarle anche scontando la sconfitta? Questo è il nodo. Non era tema strettamente teologico per noi, ci mordeva l'anima ogni giorno nella gestione dei corposi interessi associativi. In realtà, la prova dei fatti, la nostra si è rivelata una distanza più pensata che reale. Per ora noto, non è forse stato Giovanni a nutrire una vera passione per il magistero di Don Giuseppe fino a fondare e presiedere i circoli Dossetti? Curioso, no? Devo chiudere? Una certa tensione tra me e Giovanni, e questo forse mi può interessare di più, c'è stata anche sul versante politico. Per lui e per Pino Trotta era necessario che il cattolicesimo democratico giungesse ad un nuovo rapporto con la sinistra, scontando però una fase agonistica sostenuta da un processo di depurazione e rinnovamento su tutti e due i fronti. Insomma, finita la DC e finito il PC, c'era ancora bisogno di un partito di ispirazione cristiana, di un partito dei cattolici democratici, che poi è stato il Partito Popolare. Io invece, non da solo naturalmente, ero tra quanti pensavano che dopo il 1989 la crisi stava precipitando. Era dunque urgente riunificare ciò che la Guerra Fredda aveva tenuto innaturalmente diviso, la sinistra cattolica e le sinistre di altra matrice. Si trattava quindi di costruire subito, sulla scia dell'Ulivo, un partito della sinistra democratica unita. Questa differenza, torna ancora al suo carisma, non ci impedì di lavorare insieme. Non facemmo due correnti contrapposte. Fu una stagione densa di iniziativa politica. La Cosa Bianca, l'Alleanza Democratica, i Cristiano Sociali, l'Ulivo, fummo dentro tutte queste esperienze, questi tentativi. Il gruppo dirigente, plurale e unito, si dislocava di comune accordo in queste iniziative con in testa lo stesso pensiero strategico, quello del Presidente. Poi le vicende del PP e della Margherita da un lato e del PDS e del DS che mi hanno riguardato più vicino dall'altro. Con Giovanni ci siamo alla fine ritrovati nel PD, di cui ho tuttora la tessera. E le cose, come sapete, non sono andate come avevamo sperato. Noi siamo tra gli sconfitti. Bene. No, ringraziamo Franco per questo suo ricordo. Veramente intenso, perché potrei anche aggiungere una testimonianza personale, perché io nel 94 accompagnai Giovanni durante la sua prima campagna elettorale e mi ricordo che qualche volta mentre eravamo in macchina lui rispondeva al telefono con interlocutori a proposito appunto della costruzione della candidatura di Franco a suo successore come presidente nazionale. Alla fine mi diceva sempre: tu questa telefonata non l'hai sentita e te la dimentichi, e in effetti me le sono dimenticate tutte queste cose qui. Renzo in effetti è di noi quello che lo ha conosciuto prima, perché se la mia conoscenza data alla fine degli anni 80 è quella di Franco, l'ha detto lui stesso, il 74,
Renzo ha conosciuto nel 68 Annus Mirabilis, che era l'anno, il tuo ultimo anno di liceo lì al Gallio, al Giovio, a Como, e Giovanni era l'insegnante di filosofia, sì. Ecco, quindi la conoscenza è stata proprio quella che ci può essere fra un docente e un allievo, una cosa che spesso magari rimane lì, nel senso che poi vorresti anche dimenticarti di averli avuti certi docenti, invece nel vostro caso è diventata un'amicizia, una collaborazione proficua. Sì, io in questo momento rappresento per voi un flashback. La modalità narrativa di porgere questo insieme di ricordi ed interpretazioni, perché sui ricordi soltanto io ho sempre dei grossi dubbi, l'ho definita in realtà stanotte, dopo che con Lorenzo, venendo da Milano ieri in treno, abbiamo fatto lunghe chiacchiere che in realtà non andavano su questo incontro, ma servivano a dislocare le cose. Allora, voce. Diciamo che cercherò di mettere all'inizio di ogni pezzo di ricordo una scena. Comincio con questo. Immaginate un liceo scientifico. Talvolta la fisicità riporta a dei significati. Delle colonne, un timpano, un pronao, l'ingresso, un'ampia sala circolare. Questo dice anche un orizzonte sociologico. In quel liceo, in quegli anni, noi che non eravamo figli di ceti borghesi, non eravamo figli di ceti benestanti, eravamo una minoranza estrema. Eravamo gli estranei ancora. L'anno, annunciato già da Lorenzo, l'anno scolastico 68-69, in una Como molto quieta che da lì a poco sarebbe stata un po' più agitata, l'avremmo agitata noi. A un certo punto, agli inizi di ottobre, entra nella classe più rognosa del liceo, la nostra, la quinta C, un insegnante nuovo di filosofia e storia, sostituisce quello che era stato con noi per due anni in precedenza, col quale ci trovavamo bene, ci faceva sgobbare, ma non era male il rapporto che c'era. Questo nuovo insegnante cosa fa? Gesto tipico di Giovanni, entra e chiede al primo che c'è lì nel banco più vicino alla cattedra il libro di storia. Non ero io in genere stavo a centrocampo nelle aule. E lo apre dicendo: siete arrivati qui, benissimo, comincia a spiegare. Quello che accade e che è estremamente chiaro, nitido nella mia memoria, è che in pochi minuti la classe zittisce. Dicevo, la classe più rognosa del liceo, per autodefinizione con qualche orgoglio. Perché questo spiegava in un modo diverso. Non un pezzo di libro, guardate qui, allora ve lo amplio, vi dico no. Giovanni comincia con questo che è stato, poi l'ho imparato vedendolo, che era il suo tipico modo di esporre, di ragionare, comincia a trasvolare. Giovanni, in termini così naturaliter, direi, amplia tra sociologia, antropologia, economia, storia, filosofia, dentro quegli eventi che pure sono quelli che stanno sul manuale di storia e che ovviamente rivisita. Reazione psicologica, questo è dei nostri. Perché noi in quegli anni eravamo quelli che avevamo avuto una formazione canonica, classica, tipica delle scuole di quel momento, dei licei, però intanto potevamo vedere, perché intanto erano stati resi disponibili per via economica, uscivano i paperbacks da Gazzanti, tutta una serie di testi che prima non avremmo mai potuto permetterci e che anche nelle biblioteche pubbliche talvolta non c'erano. Marcuse per certe cose, i classici, per altre cose Russell, e via di questo passo. Questo è dei nostri, questo parla di cose più larghe. Secondo, questo è un professore che scrive, che pubblica. L'Italia del dissenso è del 1968. Pubblica di dissenso. Questo è dei nostri. È ovvio. Questa è la reazione di un gruppo classe un po' agitato, ma capace di capire. Non solo, Montanelli lo attacca sulle colonne del Corriere della Sera. Quel vecchio reazionario.
In realtà attacca una metafora che Giovanni usa per paragonare il sindacato a San Giorgio, il movimento dei lavoratori, alla Vergine, il drago e il capitalismo, poi però dice qui stranamente può capitare che San Giorgio e contemporaneamente la Vergine diventino delle streghe rispetto al Terzo Mondo. Montanelli si incunea lì. Nel frattempo andiamo a procurarci, ovviamente, edizioni Corignana, l'Italia del dissenso, ce lo leggiamo e ci rendiamo conto che Giovanni reinterpreta in un modo molto più profondo di quello che sia stato fatto anche dopo talvolta, ma lo fa in quel momento, il paese che si rimescola. Poi, siccome le voci corrono, ovviamente, e pettegolezzi pure, le notizie arrivano, ce le procuriamo, salta fuori che di questo paese rimescolato lui fa parte. Giovanni è presidente in quel momento del Centro Culturale Ricerca Sesto San Giovanni. Alle sue spalle ci sono, a monte, è andato via da un po' di tempo, Don Teresio Ferraroni, sarà poi vescovo a Como. Intanto c'è Don Franco Fusetti, prete giornalista, uno dei più, come dire, ganzi, se vogliamo usare questo termine, delle figure conciliari di prete dell'Interland. Giovanni è l'aggiornamento conciliare. E Giovanni guarda da prospettive inconsuete, perché? Sembra una banalità, perché studia, perché ha studiato, perché ci ha perso i tempi e le notti. Quel tema del sottosviluppo è stato parte del suo percorso universitario. Giovanni si laurea in storia e istituzioni dei paesi afroasiatici. La sua tesi è sulle comunità del Madagascar, sulle comunità malgasce del Foconolone. I suoi articoli, i primi che pubblica su Avvenire, che pubblica sull'Italia, che pubblica, è vero, era l'Italia allora distinta da Avvenire, che pubblica sul Mulino, che pubblica su Relazioni Sociali, hanno questo tipo di cose, riguardano le donne in quei contesti africani, vedi questo passo. Quando scrive e usa quelle metafore rispetto all'Europa e all'Italia, sa di cosa parla. Montanelli, che è tutt'altro che stupido, lo capisce. È chiara una cosa, Giovanni poi è anche quello che ti scarica dei libri in più, dice guardi questo con lei, rigorosamente, sempre, in aula. Guardi questo, forse se ci studia sopra un momento, la cosa andava in avanti, ci riportava, in genere si dimenticava anche di chiedercene indietro. Insomma, è l'insegnante col quale poi ci si confronta per la scelta universitaria, è l'insegnante che si invita nel proprio comune, nella propria parrocchia a parlare di dissenso. È l'insegnante col quale si decide di non andare a fare architettura, e neanche fisica nucleare, ma un po' di scienze del comportamento, tra sociologia e scienze politico-sociali, più o meno. E il consiglio viene da un fatto, Giovanni leggeva stranamente i miei temi di italiano. Perché? Perché il mio docente di italiano diceva di questo non capisco che diavolo scrive, leggiteli tu e dimmi cosa ne pensi. Giovanni scriveva delle annotazioni a matita alla fine, il docente di italiano le riscriveva sopra, io non capivo questa doppia grafia che giudicava i miei testi, insomma, quello che erano. L'ho scoperto dopo, vi dirò come. E il discorso diventa, ci si ritrova, come? Andando a Sesto San Giovanni, a casa sua, conoscendo Silvia, vedendo Sara. Saretta è nata proprio in quell'anno, nel 68, quando Giovanni entrava in classe con le occhiaie, noi non sapevamo se era perché Sara aveva cantato quella notte o se perché era stato fuori a fare conferenze in giro da qualche parte nelle aree dell'Interland. Le occhiaie erano una caratteristica storica di Giovanni, se le portate fino alla fine. Quando scopro che lui legge i miei temi, quando, tornando anni dopo, nel 71, da un incontro dell'MPL, ci eravamo finiti ognuno per conto proprio, tenutosi in quel di Brescia, gli avevo dato uno strappo, ci fermiamo a mezzanotte passa a casa sua dicendo facciamo una cena, aprendo il frigo e lasciando dormire Silvia e Sara, e a un certo punto mi dice senti, io sto pensando, però perché non scriviamo delle cose insieme? So come scrivi. E io lì ho scoperto il perché. Che cosa scrivere? Scrivere quello che avremmo voluto leggere, ma nessuno aveva scritto per noi. Quindi muoversi in ricerca. Studiare non rinchiusi dentro le discipline, quella, ricordo, è una scelta, è una caratteristica che Giovanni si è portato da sempre e per sempre.
scrivere insieme e poi man mano allargare il gruppo. Mi sono scorso questi titoli che avevo casualmente a casa io in questa versione, per vedere come progressivamente io esordisco nelle firme con Giovanni nel 72, poi man mano arrivano tutti gli altri che Giovanni pesca da una parte e dall'altra, quella caratteristica che ricordava Lorenzo. Uno lo pesca dalla nuova parrocchia di Don Franco Fusetti in quel di Regnano, un altro lo pesca sul territorio, uno lo pesca dentro le aree del Gioventù Acliste e via di questo passo. E scrivere insieme poi le penne si intrecciano. Dicevo prima, in ricerca e in chiave di multidisciplina. Perché? Lo dicono i titoli per certi versi, e c'è un motivo. I titoli sono giovani tra classe e generazione. La crisi tra la profondità della crisi del capitalismo e un'altra cosa. La pedagogia tra una cosa e l'altra e via di questo passo. Perché effettivamente quello è il momento in cui nessuna disciplina può dare la chiave di quello che avviene. E in nome di questo, l'intreccio tra le discipline, l'intreccio tra le discipline e i fatti, mai dare torto ai fatti è uno degli slogan di Giovanni, mai dare torto ai fatti, i fatti esistono. Si tratta di vedere dentro l'evento cosa c'è. Ci porta a fare un gruppo senza nome, una specie di redazione multipla rispetto alle riviste sulle quali usciamo, Animazione Sociale che nasce in quegli anni, Rocca, Testimonianze, Il Tetto, Le Notti di Pastorale Giovanili, la rivista di Teologia Morale, Il Mulino, Piccola Città, la galassia di quel mondo cristiano che si è messo in movimento e in ricerca. Questo è l'approccio, questa è la metodica e questo è il tentativo che parte allora per quanto riguarda me, noi, intorno a Giovanni, un gruppetto tutto sommato anche abbastanza consistente. Stiamo ritrovandoci in questi giorni, i ragazzi di Piazza Petazzi, gli anni sono passati, i ragazzi pure. Però, ecco, per arrivare a quello che in seguito avremmo avuto come titolo dal Cardinale Martini, il discernimento dei fatti. Ecco, quello di Giovanni è questo tipo di pensiero che si costruisce. Le arti arrivano a questo punto. Arrivano a questo punto perché siamo ai primi anni 70 in realtà. Però il pensiero di Giovanni, questo è da dire, non ha riguardato solo il nostro movimento. Il pensiero di Giovanni ha orientato una molteplicità di realtà associate e tutta una tendenza. Io qui mi fermo, Lorenzo, a meno che tu non voglia che io passi anche alla scena 2. Sì, sarebbe in realtà molto interessante poter approfondire tutti questi elementi. Io credo che non mancheranno per il futuro le occasioni, anche da parte delle ACLI, per approfondire questa fase storica che è stata ingiustamente considerata e in qualche modo appiattita sull'immagine degli anni di piombo, come se il decennio del 1970 fosse completamente a dimenticare, senza tener conto di quanto in realtà la società italiana sia cambiata in quel momento lì e come questo cambiamento non sia stato unicamente per in termini negativi, poi termini negativi rispetto a cosa, ma sia stato un cambiamento importante che ha coinvolto molte persone, a partire dal fatto che ricordava giustamente Renzo, che una volta appunto all'interno di un liceo classico come era il Giovio a Como o tutti i licei classici d'Italia, la provenienza di chi, cioè il fatto che ci fossero studenti di provenienza operaia contadina fosse un fatto veramente strano agli occhi della borghesia cittadina. Questo era un elemento e valeva anche all'interno del mondo cattolico. Questo è credo uno delle riflessioni da fare e credo che sia uno dei motivi per cui ad un certo punto Giovanni entra nelle ACLI, perché trova all'interno delle ACLI quello che è la sostanza di quel tipo di ricerca che lui stava conducendo, anzi il convenire, il fare sintesi di tutti questi suoi elementi. Soprattutto, e lo ha ricordato da ultimo lo scorso anno in un memorabile discorso che ho rivisto su YouTube non senza emozione al congresso provinciale di Como, in cui ricordava come il valore fondamentale che le ACLI hanno sempre preservato rispetto a tutte le altre associazioni laiche e cattoliche è stato proprio quello della democrazia, del confronto e della democrazia interna, ed è un qualcosa di cui non dovremmo mai scordarci. Ecco, alla luce di questo io vorrei chiedere agli interlocutori, prima Franco poi Renzo, qual è il lascito storico
il lascito di pensiero su cui che Giovanni lascia alle Acre, a tutti noi, e su cui è possibile lavorare in prospettiva, alle spalle di tutto quello, delle cose importanti che voi avete detto. Franco. Ci vorrebbe... lo so. Lo farete, è vero Presidente. Dico subito che per me il lascito più prezioso di Giovanni, lo posso dire oggi, è la sua vita. Una vita capace di testimonianza. Si è fatto un gran parlare a proposito e a sproposito della carenza di laici cristiani adulti. Il tema della laicità ritornava anche da Don Giovanni prima. Ecco, per me Giovanni Bianchi è una figura luminosa di laico cristiano adulto. Attenti a non fare un sentino però, non ce n'è bisogno. È lui che ha riproposto nelle Acri la figura dei santi minori, che è tutt'altra cosa. E Giovanni di santità feriale e di minorità ha fatto duro tirocinio in questi ultimi anni. La sua conoscenza, la sua esistenza ha conosciuto una vera cesura, una maturazione intensa e dolorosa dalla quale dobbiamo imparare nella vicenda di sua figlia Sara, tu ricordavi la nascita, nel corpo a corpo con la sua malattia, la sua sofferenza, l'inesorabilità della sua morte. Nelle parole che Giovanni ha pronunciato nell'Eucaristia di commiato da lei, c'è un grido che si rivolge direttamente a Dio e lo chiama in causa, come già era accaduto a Gerusalemme, per questo l'ho ricordato. Chiama Dio in causa per questa sofferenza. Dov'era Dio? Che ha fatto Dio? Certo, poi c'è un fiat pronunciato nel dolore e con fede. La ballata di Sara è una testimonianza ardita, lacerante, struggente. Naturalmente c'è molto altro nella vita di Giovanni, che secondo me ci chiede un'assunzione di responsabilità. Scelgo qui, mettendoci del mio, due altri lasciti di Giovanni, sui molti che potrei indicare, vita cristiana e politicità delle Acre. Le Acre hanno senso, possiamo dirlo, se sono capaci di testimoniare da laici cristiani e per questo laicamente la propria fede. Non sarà mai una testimonianza perfetta la nostra, ma questo non ci esime dall'invocare e tentare ancora. Nessuno lo farà al posto nostro, è una responsabilità che non possiamo eludere. Ci è chiesta un'attenzione instancabile ad essere cristiani credibili, una ricerca che non ci impegna, quante volte ce l'ha ripetuto Pio Parisi, in pretese di perfezione, ma che si fa appunto nell'invocazione, nella conversione, nella preghiera. La fraternità nella fede, un punto a cui tengo molto anch'io, ne parlavamo con lui al congresso ultimo delle Acri, forse non casualmente. Il fare comunità sono costitutivi per noi, sono parte fondamentale della nostra missione e sono contraddetti dagli agonismi più o meno nobili che spesso ci appassionano e ci dividono. Noi non siamo un partito politico d'altri tempi, siamo una comunità di credenti posta dai padri fondatori e dalla Chiesa su una frontiera decisiva, mobile, scomoda, rischiosa. Siamo insomma, oggi lo possiamo dire e lo siamo stati nella nostra storia, un pezzo di Chiesa in uscita, come ci invita ad essere Papa Francesco. Ha scritto Giovanni, le Acri sono un intreccio di grandi e piccole storie comunitarie. È da questi fili molteplici che pare a me il discorso possa a questo punto convergere intorno al tema della vocazione del cristiano, di un cristiano normale, vocazione che il Concilio Ecumenico Vaticano II individua nel comune e diffuso sacerdozio del popolo di Dio. Leggo un brano da un libro che vedo che lui c'ha lì, che mi ha molto sorpreso, che non sapevo che avesse scritto, il primo, pubblicato a marzo di quest'anno, si intitola il lieto annunzio del Bocco. Leggetelo se potete. Ha un sottotitolo insolito anche per Giovanni, la Madonna che dimenticava il rosario a casa.
La Madonna, il lieto annunzio del Bocco, si riferisce ad Angela Volpini e all'esperienza di Nuova Cana, che ha avuto anche qui. Oh, chi sono gli autori di questo libro? Sara e Giovanni Bianchi. Il brano che ho scelto, Che fare, è il titoletto del capitolo. Dunque, creare cenacoli misti e vitali, luoghi meticci, percorsi mistici ma non devozionali. Questa è l'ultima, è l'ultimo Giovanni, è la sua eredità, lungo i quali si pensi politica senza curarsi di vincere l'elezione prossima e ventura. Farlo per gli altri, farlo per la gente, farlo per gli altri e non per sé. Così resta aperto l'azzardo mistico che può rincontrare politica e comunità per le strade di questo mondo. Perché la politica accoglie, dovrebbe, mentre la pubblicità spaccia e illude, seduce e delude. Sicuri che il realismo sia sempre più reale della mistica di Francesco, parentesi sua, inteso come Assisi, inteso come Papa, non resta almeno un poco vero che in una crisi epocale sovente la cosa più realistica è un pezzetto di pensiero, di visione e magari di teoria? Forse c'entra con il lavoro che state facendo anche voi, qui in questi giorni. Il secondo lascito. Con Giovanni l'autonomia del civile dà la fine del collateralismo, che per noi è stata più difensiva che generativa, ha lasciato il posto all'autonomia del civile per. L'autonomia ha senso se è messa in gioco in un progetto, se non è ripiegamento autarchico. Il civile è, deve tornare ad essere, questo è compito nostro anche, il luogo privilegiato di una sovranità popolare che si fa consapevole, che sa giocarsi nella fatica di condividere un progetto di società. Avendo chiaro che la sua realizzazione solo in parte può essere delegata al sistema politico, che soprattutto quando è in macerie ancora oggi, è soprattutto compito di una società che si incivilisce continuamente. Giovanni è venuto a Roma con l'idea di un progetto politico che si è via via precisato e inventò una definizione, ricordate, ACLI come lobby democratica e popolare. L'essere lobby, però, non si riferiva soltanto alla difesa e alla promozione degli interessi e delle proposte di riforma delle ACLI e del civile più in generale. Riguardava per lui soprattutto il tentativo di aprire una nuova stagione del cattolicesimo democratico, di cui ho parlato. Giovanni lo ha riassunto in un altro slogan fortunato, dopo Moro, Sturzo. In un libretto, si definisce così in copertina, non lo dico io libretto, dal titolo Storia e attualità delle ACLI, pubblicato nell'aprile di quest'anno, così è scritto, e chiedo attenzione su questo brano, ho quasi finito, restava il tema, realissimo ma anche teorico, delle compatibilità, perché ho sempre pensato che un'organizzazione si sistemi a partire dall'anima o, come si usa dire adesso, in tempi di secolarizzazione anglosassone, a partire dalla mission. Mi pareva dunque importante immaginare uno scenario che avesse per fondamento una base teorica non improvvisata, visto che le compatibilità erano un problema spinoso. Si trattava di tematizzarle in maniera non superficiale. Nacque così la scelta del popolarismo sturziano. C'è della sapienza in questo suo mettere a tema e intenzione non esplosiva anima e compatibilità, problema di sempre delle ACLI. Purché l'anima tenda sempre a trascendere le compatibilità imposte da assetti che si pretendono immutabili. Anche questo sta nell'insegnamento di Giovanni. Eravamo allora nei tempi del CAF, quindi nell'anticamera di una crisi storica del sistema politico. 30 anni dopo non ne siamo ancora usciti e rischiamo una crisi. Ah, il CAF non è quello. No, siccome ho sentito mormorii, sono stato il primo presidente del CAF, quello di cui si parla in questo periodo, quindi so di che si tratta.
Non ne siamo ancora usciti e stiamo rischiando una crisi storica della democrazia, questo lo aveva chiaro Giovanni. Così Giovanni descriverà 20 anni dopo quel periodo. La stagione fu una delle più feconde, fu quella della riscoperta del pensiero sturziano, indissolubilmente legata al nome di Pino Trotta, vedete come torna Pino, fu quella dell'impegno diretto delle ACLI per la riforma del sistema politico, fu quella in cui enunciammo per la prima volta il tema del Partito Democratico. Partito municipale come capacità di dare forma politica alle istanze del sociale, le quali eccedono costantemente la dimensione istituzionale e nello stesso tempo chiedono di essere rappresentate senza mai dare deleghe definitive a nessuno. Non è forse delineato qui un compito per le ACLI, un lascito da rideclinare nella durissima situazione in cui si trova la politica italiana oggi? Non è questo di Giovanni un lascito che ci chiede di non smettere di pensare al destino del cattolicesimo democratico, lasciandoci alle spalle dispute e nominalismi ormai definitivamente superati? Porsi la domanda: che contributo al bene comune possono dare i cattolici che hanno a cuore la democrazia? Ha molto senso ancora oggi ed è parte integrante della nostra missione. Alle ACLI è chiesta quella che Dossetti, torna ancora lui, chiamava una creatività spirituale nella politica. Non per farsi partito, ma per raccogliere e rielaborare anche politicamente, insieme a tutti quelli che ci stanno, un giacimento di valori, testimonianze, culture politiche che tanti cristiani hanno sedimentato lungo una storia che non è mai stata lineare, gloriosa, trionfante, ma sempre animata da una sincera passione per il bene degli esseri umani e per il bene comune. Grazie di tutto, Giovanni, e resta con noi nel cammino. Renzo.